Buongiorno ragazzi, oggi andiamo da un'altra zona verso Arbus. Montevecchio, Arbus, e si prosegue per il mare. Poi? Poi faremo Bugerro. Bugerro, e poi si prosegue Nevi, Damasù, a Pan di Zucchero. Adesso iniziamo con Montevecchio, le miniere, poi vediamo, dai. Ok, capito ragazzi? Poi vi faremo vedere strada facendo. Ciao! Ragazzi, siamo qui a Montevecchio, miniere di Montevecchio. Adesso ve le facciamo vedere. Andiamo più in su, vi facciamo vedere le miniere. Se si può fare anche le escursioni, bisogna prenotarle un po' prima. Ma noi siamo di passaggio, quindi adesso magari ci fermiamo un attimino così per fare due riprese. Si entra dentro, vedete che sta quasi crollando tutto ormai. Queste sono le miniere Montevecchio, vedete. Biglietteria, inizio visita, ma bisogna prenotarlo. Adesso vi faremo vedere un po' di strada panoramica, perché è stupenda qua. Guardate che strada. Adesso la Mary vi inquadra anche la strada e il panorama. Meraviglioso qua, eh. Si sale sempre più su, tornanti, come piacciono a noi, larga e poi stretta. Non ce ne abbiamo solo in Trentino noi tornanti, c'è anche in Sardegna. Guardate da qua la miniera, quanto avranno sgobbato le persone una volta qua. Andavano non so quanti, no, vorrei dire una fesseria, forse qualche chilometro sottoterra. Devo guardare meglio dopo su Google e poi vi commento. Lì, da lì si scendeva, adesso non so se si vede dalla GoPro, magari riusciamo a inquadrarla. Punto più alto dove c'è scritto, lì c'è l'ascensore che andava sotto, boh, non mi ricordo, qualche chilometro per esportare il materiale. Eccola qua, pozzo, non riesco a vederlo, pozzo che sto guidando, quindi è anche un problema. Comunque guardate, ma non belle grandi, eh. Accoppio con il quad e ci si gode la strada pian pianino. Guardate che meraviglia sto posto qua, questo verde, pini, querce. È poi pericoloso col quad, eh? Si ribalta. Mi apro un po' il casco che sto soffocando. La strada è un po' disconnessa dalle radici delle piante. Bisogna andare anche un po' piano qua. Aria buona da respirare qua, tutto ossigeno. Poi a me mi serve che sono anche influenzato. Una meraviglia sta strada a farla in moto, vero amore? Guardate che paesaggio da qua, guardate che bello. Qua dobbiamo portare i ragazzi,
Che spettacolo! Ne ha tanto verde anche la Sardegna, ma tantissimo. Eccoci qua, un'altra. Qua ormai è un paesino tutto diroccato. Come si chiama questo? Vediamo se c'è il cartello. Qua ormai è tutto andato. Sarà come un museo. Guarda che strada. Arbus. Stiamo entrando nel paesino di Arbus. Poi ragazzi, da Arbus in poi abbiamo una strada molto tortuosa, ma molto, che credo a tanti motociclisti fare una strada del genere. Rientra a casa bello, bello soddisfatto, ma molto soddisfatto. Poi la vedrete dopo. Era bella quel pezzo che abbiamo fatto anche adesso salendo, ma scendendo tanta tanta roba. Uno, tieni, guardate che strada, guardate com'è bella tortuosa, curva doppio curva, è una strada bellissima questa, moto top, vedete, 50 metri di rettilineo, neanche curva, poi curva ancora. Allora, come si divertirebbe il nostro gruppo qua. E ancora è niente la strada che dobbiamo fare, perché quando scendiamo, andate via, curva, e voilà, è come le montagne russe.
dai. Scusate ragazzi che abbiamo sbagliato strada. Vediamo se questa qua. Chi c'è? Minchia che discesa ragazzi, mamma mia. Ma che roba? Aiuto. Non me la ricordavo così. Ah no, per forza, perché dobbiamo salire da qua. Siamo? È lì il bagno. Parcheggiamo qua e basta. Ragazzi, siamo arrivati alla spiaggia di Bugerro. Noi andiamo alla caletta e la spiaggia è dietro. Adesso andiamo a fare un bagno e la caletta. Questa che meraviglia. Guarda che meraviglia da qua. Sono 34 gradi, ma c'è un maestrale bellissimo. Hola chico! Vedete si passa. Qui dentro posto c'è la spiaggia. Arrivo! Eh sì, ci rimane proprio la sabbia. Aspetta un attimo. Aspetta. Piaggio di bugie. Portigede? Sapete la località di bugie? Portigede. Dove vai? Ah, non bagnarti i capelli che devi metterti il casco. Ma fagli da mangiare. Noi non abbiamo problemi, vero? Noi non abbiamo problemi di bagnarti. Ragazzi, qua ci troviamo in una caletta che si chiama Portigeto, zona Bugerro. Guarda che bella questa caletta. In mezzo a nada, ragazzi, una meraviglia. Acqua, piscina, tuffo. Guarda che meraviglia. Non posso buttare la GoPro dentro l'acqua perché non ho la custodia e non ho il caricabatteria. Non hai la custodia. Da buttare la GoPro dentro. Andiamo al coperchio della batteria, l'ha rimasta a casa. Adesso ragazzi viene fuori uno tsunami, guardate. Siete pronti? Se la GoPro non funziona più perché è arrivata l'acqua. Guarda come si sta sollevando l'acqua, guarda sulla roccia, guarda, non sto scherzando, guarda come si muove. Adesso faccio un tuffo a fondo. Uno, due, tre, via! Boom! Ragazzi, ma non è una meraviglia? Cioè, guardate che roba! Guardate che belli, che bella questa caletta! È troppo bella! Siamo pochissimi, siamo 10 persone. Non è bello? Guarda che meraviglia. Peccato non aver avuto il coperchio della batteria che l'ho occupato. Avrei fatto delle immersioni. Guarda che meraviglia, che bello, fatto uscire.
Ma che sta arrivando. Arriva Gigi a nuoto. Guardate la bellezza di questa insenatura. Portighetto. Peccato non avere un po' della... perché dalla batteria per fare delle mosche. Guardate. Guardate la trasparenza dell'acqua. Vero Antonio? Ciao ragazzi! Così ti piace? Sì. Purtroppo dovete capire che dopo un mese e qualcosa di ferie, domani si rientra al nord e lunedì si inizia a lavorare, e quindi oggi abbiamo dedicato una giornata relax. Di relax, perché è un giro in moto, ma un bagno in questo posto qua bisogna farlo per forza. È impossibile non farsi un bagno. Ci sono portati il costume, l'asciugamano, veloci, mezzo malato. E si arrangia. Siamo ancora in ferie. Ragazzi, andiamo via da questa bellissima caletta Portigeto. Adesso andiamo su di là a Capo Pecora. Dopo andiamo verso Pan di Zucchero, che faremo vedere un'altra roba meravigliosa. Intanto vi salutiamo da qua, Nico. Saluta tutti. Ciao, Neri. La mucona e questo meraviglioso panorama, ragazzi, ve lo faccio vedere ancora una volta. Guardate che meraviglia. Qui che andiamo pian pianino. Bene ragazzi, abbiamo fatto un bel bagnetto qui a Portigeto, veramente bello. Poi quando sei con la moto non vedi l'ora di rinfrescarti. Quindi abbiamo mangiato a bordo mare proprio, perché eravamo a mezzo metro dal mare, al fresco, col vento maestrale, bellissimo. Abbiamo trascorso un paio di orette troppo belle, troppo troppo belle. Belle veramente. E adesso andiamo a Capo Pecora, una caletta. C'è nessuno, qui non c'è nessuno. Qua si va a scivo. Guardate ragazzi che mega spiaggia che c'è giù. Guardate che vista. Che panorama. Direzione Capo Pecora. Dietro c'è Adolfo con Nico. In mezzo alla vegetazione e il mare così, contrasto di colori meravigliosi. Beh, guardate, impressionante, impressionante il posto. È qualcosa di... Guardate giù un'altra caletta, adesso la Miri vi fa vedere l'altra caletta. Guardate sulla vostra sinistra, ammirate, guardate che roba pazzesca. Ragazzi, guardate che meraviglia. Capo Pecora, cioè uno spettacolo del genere. Sembra quasi un quadro. Sembra quasi un quadro. Che mare. Thank you.
dovremmo esserci quasi. Qui una casa diroccata, sa da quando è stata costruita. È tutto selvaggio qua, non c'è niente di costruito, e né ombrelloni e sdrai a pagamento, qui tutto natura. Guardate che meraviglia, ragazzi, altro che. Siamo arrivati. Siamo arrivati, ragazzi. Sì, torniamo indietro. Sono venuto a vedere il capo, capopecco, ma adesso torniamo indietro. Troppo bello, troppo bello. Ah, sì, una cartolina. Quel punto lì sembrava una cartolina, un quadro. Ragazzi, troviamo qua a Nevida, al Mirador, e di fronte a noi abbiamo lo scoglio di Pan di Zucchero.